Mister Giorgi, ciao. Quindi ci abbiamo creduto fino alla fine e alla fine ce l'abbiamo fatta. Sì, non era facile sicuramente perché avevamo solo un risultato, poi è andata bene anche la tempistica perché abbiamo fatto gol alla fine e c'era poco margine di errore dopo, però in principio vorrei fare i complimenti a Sampierana e al loro mister che hanno fatto veramente una grande stagione, secondo me meritavano di, insieme al Gambetta, però purtroppo due non possono andare su, però meritavano la promozione. Poi, mi è stato detto, ho letto che c'era distacco, quindi in Umbria, nelle Marche, non so dove, non si sarebbero fatti i playoff. Questa è una cosa che anche a me, onestamente, da allenatore, se capita, potrebbe dare fastidio, quindi gli do ragione. Sarebbero da cambiare alcune cose, perché sono capitati anche in un altro playoff. Mi sembra che aveva 28 punti di vantaggio, una squadra l'ha perso e quindi tira un po' il culo dicendola come va detta. Però, ripeto, faccio i complimenti ai ragazzi perché ha fatto una grande partita contro una squadra che sicuramente qualcosina gli mancava perché aveva l'assenza di Lanzi che è entrato e si è fatto male, di Canali, di Narducci che è un giocatore che gli fa molto differenza, però ha fatto valere tutto il loro valore, quindi ancora di più complimenti ai ragazzi e ci tenevamo per i tifosi che sono venuti in tanti e anche in settimana ci hanno sostenuto durante gli allenamenti, quindi niente, un complimento grosso ai ragazzi e adesso affronteremo queste due partite, vedremo dove e con chi dovremo giocare e sicuramente lo faremo al massimo per portare a casa il più possibile, perché tanto dobbiamo andare in campo, quindi a quel punto lì non buttiamo via energie, le investiamo e cerchiamo di fare il massimo.